Buongiorno a tutti e benvenuti. Dice bene Mimmo Franzinelli quando, parlando della sua relazione, parla di una sorta di riassunto introduttivo fatto sull'antifascismo milanese e sulla repressione. Effettivamente alcuni punti già trattati da Mimmo verranno a me rievocati e spero anche, diciamo così, sviluppati ulteriormente. Bene, partendo, il mio intervento verterà proprio su questi due aspetti, suddivisi in due parti. Partendo proprio dalla dimensione dell'antifascismo milanese, penso sia utile anche a livello di quadro sinottico, di quadro comprensivo, ripercorrere le tappe dell'antifascismo milanese. Poi spiegherò anche il perché ho messo la foto dell'organo ufficiale del Partito d'Azione d'Italia Libera. Negli anni 30, quando si parla di fascismo, di antifascismo milanese, ovviamente è impensabile non pensare anche all'antifascismo che si sviluppò nel corso del ventennio fascista. Durante gli anni 30 questo antifascismo venne mantenuto vivo da gruppi quali comunisti, socialisti, cattolici, giustizia e libertà. I comunisti erano, di cui ci parlerà poi il professor Borruso, erano coloro i quali detenevano forse la struttura clandestina più forte, più organizzata, collegata con le maggiori fabbriche cittadine dell'Interland. Abbiamo poi i cattolici, in particolar modo inquadrati nel movimento dei guelfi guidati da malavasi e malvestiti. Nel 1934 i socialisti e giustizia e libertà invece arrivano a creare un fronte antifascista, a cui aderiscono comunisti, repubblicani e liberali. In particolar modo importante sono le figure di Morandi, Rossi, Luzzatto e Verratti. Durante la guerra però è il momento nel quale si rafforza questo fronte antifascista, tra il 1942 e il 1943. Nasce un fronte unitario, prima il MUPE-PSI, che diventerà il PSIUP, il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, che si unirà al PCI, al PDA, DC e al Partito Liberale. Nell'agosto del 1943, poco tempo prima che i tedeschi, poco tempo prima dell'armistizio dell'8 settembre, poco tempo prima che i tedeschi occupino Milano e l'intera Italia, nasce il primo comitato interpartitico antifascista, che riunisce i rappresentanti delle componenti politiche antifasciste. Bene, parlava giustamente prima Mimmo di una data. La data dell'inizio della resistenza milanese è la mattina del 9 settembre, quando Girolamo Li Causi, comunista e l'azionista Poldo Gasparotto, esponenti del comitato interpartitico antifascista, si presentano dal generale, comandante di piazza di Milano, Vittorio Ruggero, per proporre la creazione di una guardia nazionale e soprattutto gli chiedono al generale Ruggero i fucili, le armi per poterla armare. Ovviamente l'obiettivo di questo comitato interpartitico è quello di opporsi ai tedeschi, magari riproponendo la stessa situazione che si creerà a Roma di lì a poco, a Porta San Paolo, quando ci sarà una resistenza armata da parte delle forze italiane aiutate dai cittadini nei confronti appunto dell'occupazione tedesca. Ma il generale Ruggero rifiuta e si accorda peraltro segretamente con il generale delle SS della divisione Leibstandarte, Albert Frey. Di conseguenza i promotori del comitato interpartitico decidono dopo un comizio pubblico di darsi alla clandestinità. Altre date da tenere a mente è che negli stessi momenti in cui Gasparotto e Li Causi si recano da Ruggero, lo stesso giorno a Roma nasce il Comitato di Liberazione Nazionale, che il 31 gennaio del 1944 si suddividerà nel Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia con sede a Milano e il Comitato Centrale di Liberazione Nazionale con sede a Roma. Il 9 giugno invece nascerà il Corpo Volontari per la Libertà, che cercherà di dare un'organizzazione unitaria alle fazioni partigiane. Che cos'è l'antifascismo milanese durante questo momento? È un antifascismo che è prima di tutto un punto di incontro. È un punto di incontro tra fascisti di vecchia data. In questa fase embrionale è importante l'apporto dei fascisti, soprattutto comunisti, socialisti, ma anche cattolici, molti dei quali durante il ventennio erano fuoriusciti dall'Italia o, se arrestati, avevano trascorso lunghi periodi al confino politico o nelle patrie galere. Tra questi, di particolare interesse ai fini della nostra ricerca e per la comune sorte che soprattutto li lega alla baracca 18 e a Fossoli, spiccano i nomi di Manfredo Dal Pozzo, comunista. Le immagini che vedete sono immagini prese dal casellario politico centrale. Sono spesso e volentieri delle relazioni, delle questure, delle prefetture che in qualche modo segnalano gli spostamenti di persone ritenute, a detta loro, pericolose. Manfredo Dal Pozzo, da una nota della prefettura di Milano dell'8 maggio 1933, dal 1926 si fece notare come professante idee comuniste.
ma non consta che abbia dato qui luogo a speciali rilievi. Il 13 ottobre 1931 espatriò clandestinamente in Francia unitamente ad altri comunisti. Egli risiede tuttora a Parigi, ma ignorasi il preciso recapito. Ci sono i socialisti, come Egisto Cagnoni. Attenzione al nome di Egisto Cagnoni, perché tornerà successivamente nella seconda parte, soprattutto quando parlerò delle circostanze del suo arresto. Egisto Cagnoni è socialista, è un socialista di vecchia data. Anche qua una nota della prefettura di Milano del 12 aprile 1930, risulta che è iscritto al Partito Socialista di Broni, nel quale ha influenza anche nei comuni limitrofi, è in corrispondenza con i socialisti di Milano e di Pavia, ha contatti con la Svizzera, è molto importante la Svizzera, soprattutto quando si creerà quella struttura clandestina facente capo a vari gruppi politici, di cui uno dei principali responsabili sarà peraltro Poldo Gasparotto, di cui parleremo dopo, il cui compito sarà quello di portare in Svizzera famiglie ebraiche, prigionieri alleati e ovviamente fuoriusciti politici, perseguitati politici. Si è allontanato per ignota direzione, sono state diramate circolari per ricerche per rintraccio e vigilanza. Abbiamo prima accennato Mimmo Adaldo Valcareghi, personaggio di primissimo piano socialista della resistenza milanese. Il primo arresto del 1931, è tra i fondatori del Movimento di Unità Proletaria e poi partecipa alla nascita del Partito Socialista di Unità Proletaria nel 1943. Viene incarcerato una prima volta in seguito agli scioperi del marzo del 1943 a Milano. Successivamente partecipa anche all'organizzazione nel 1944 degli scioperi, degli scioperi di quell'anno. In seguito, come diceva prima Mimmo, viene arrestato e trasferito a San Vittore, successivamente a Fossoli, per poi proseguire la sua storia di detenuto e deportato a Mauthausen e a Gusen. Galileo Vercesi, altro esponente importante della resistenza milanese, cattolico, vecchio esponente del Partito Popolare, del quale dirige peraltro la sezione milanese. Viene arrestato il 17 marzo 1944, in seguito a quel terribile mese del 44 che vide decine e decine di antifascisti milanesi conoscere le carceri di San Vittore, molte dei quali abbiamo visto però già le avevano conosciute. Beh, Galileo Vercesi, che è avvocato, si occupa anche lo stesso Benito Mussolini, che fa pervenire all'ufficio politico investigativo, all'UPI, una richiesta per conoscere le condizioni di salute dell'avvocato. Gli si risponde chiedendo peraltro quali sono le attività del Vercesi. Caustica, quasi immediata, la risposta del comandante in capo della Guardia Nazionale Repubblicana, da cui dipende l'ufficio politico investigativo, comunicata il 6 maggio del 44, si comunica che il nominativo in oggetto venne fermato perché ex popolare, appartenente al partito Demos Social Cristiano, organizzatore, propagandista ed esponente dell'ex Partito Popolare Italiano. E a carico del Vercesi emergono prove indubbie di responsabilità, specialmente per quanto riguarda la formazione di squadre armate alla cui direzione e organizzazione lo stesso era preposto. Ha parlato Mimmo di Leopoldo Gasparotto, anche questo una personalità di primissimo piano della resistenza milanese, nome di battaglia Rei, persona che lavora, che proviene dal Partito d'Azione, ma nella cui area agiscono altri elementi provenienti da altri gruppi politici, socialisti, liberali, comunisti. In particolar modo è interessante il legame che si instaura tra Poldo Gasparotto e Ferruccio Parri, due figure forse chiave, più importanti della stessa organizzazione militare milanese. Parri ha il compito di mantenere un'unità a livello di direzione politica, di mantenere quell'intransigenza nei confronti di qualsiasi tentativo di mediazione nei confronti dei fascisti, mentre Poldo Gasparotto si occupa insieme ad amici quali Arturo Martinelli, che poi finirà la baracca 18, o lo stesso Mario Damiani, a compiti di natura logistica. In particolar modo tengono i collegamenti tra i vari gruppi urbani o formatisi sulla montagna e ancora una volta compare la parola Svizzera. Sono Gasparotto e Mario Damiani che tengono i contatti con i membri, con i componenti del CLN in Svizzera. Interessante il disegno, perché quel disegno viene così disegnato appunto proprio nel campo di Fossoli da un suo compagno di detenzione. La rete clandestina. Abbiamo parlato di Mino Steiner, figura chiave
di questa rete clandestina. Abbiamo detto a che cosa serviva. Non sappiamo quali fossero gli strumenti, gli stratagemmi utilizzati per consentire a queste persone in difficoltà di raggiungere l'estero, o meglio il paese più vicino. Qualcosa di nuovo nasce dalla lettura di una sentenza delle CAS, Corti di Assise Straordinaria. Dico brevemente cosa sono. All'indomani della Seconda Guerra Mondiale, centinaia e centinaia di fascisti, dai pesci grossi, penso al ministro dell'interno Guido Buffarini Guidi, fino ai pesci più piccoli, portieri dell'albergo, persone, piccoli impiegati, eccetera, che avevano avuto comunque un ruolo nella rete dell'azione, piuttosto che di tradimento, che portò molti di questi antifascisti ad essere arrestati, diciamo così fondamentalmente, c'è la possibilità di leggere le vicende, spesso inedite, attraverso le quali si arrivò al loro arresto. E interessante è il caso, ad esempio, di Carlo De Grandi, originario di Ghirla, in provincia di Varese. Poco si sa di questo personaggio, fa parte comunque di questa rete clandestina. In un certo momento Carlo De Grandi, te lo dice la stessa sentenza, pronunciata dalla Corte d'Assise il 23 luglio del 1945, è stato accertato come l'associazione clandestina di cui faceva parte il povero De Grandi Carlo avesse realmente lo scopo di agevolare l'espatrio nella Svizzera di perseguitati politici, di ebrei, di prigionieri di guerra angloamericani e russi, che liberati dai campi di concentramento dopo l'8 settembre del 1943 si dirigevano verso il confine per sottrarsi a eventuali rappresaglie dei tedeschi, nonché di prestare loro quell'assistenza materiale e morale di cui avessero eventualmente bisogno. Si legge anche che uno degli stratagemmi utilizzati era una fotocartolina raffigurante una volpe che la persona interessata ad uscire, ad espatriare, doveva mostrare a chiunque, a coloro che poi dovevano favorirlo. Peccato che questa cartolina finì nelle mani di un signore di nome Massimo Sangalli, il quale si spacciò per antifascista, forte anche del fatto di aver passato alcuni anni al confino politico per aver offeso il Duce durante gli anni 30. In realtà si trattava di un doppio giochista. Immediatamente ricevuta la cartolina, la portò al SS di Varese e qualche giorno dopo De Grandi fu imprigionato. Fu torturato da Meglio e Colombo, alcuni sgherri di Ferdinando Bossi, il maggiore comandante del Lupi, e durante la sua prigionia Massimo Sangalli ebbe anche l'ardire, il cattivo gusto di presentarsi a colloquio da lui dicendogli che dietro somma di 30.000 lire si sarebbe adoperato per ottenere la sua liberazione. Ovvio che De Grandi rifiutò, per questo fu trasferito a Fossoli il 9 giugno del 1944 e il 12 luglio dello stesso anno fucilato a Cibeno con altri 66. La notte tra l'11 e il 12 di settembre del 1943 i tedeschi occupano Milano. Il 13, secondo altri, il 10 addirittura, occupano l'Hotel Regina, di cui ci ha già parlato Mimmo e su cui faremo un piccolo approfondimento. Negli stessi giorni due ufficiali dell'SS si presentano da un signore di nome Domenico Coglitore, un questore di Milano. Chiedono degli elenchi, sono interessati a due categorie di persone, gli ebrei e gli antifascisti. E Domenico Coglitore, che peraltro io ho riportato questo documento, Domenico Coglitore dice che i documenti sono andati distrutti in seguito ai bombardamenti di Milano. Domenico Coglitore è la persona idonea che in qualche modo può dare delle indicazioni precise alle SS, si rifiuta di farlo, ci dice il libro Le polizie di Mussolini di Francesco Fucci, è però una persona che conosce bene gli antifascisti, soprattutto gli antifascisti milanesi. Qua viene riportato ad esempio un epistolario, definiamolo così, di telegrammi comunicati tra la questura di Cremona e la questura di Milano su un personaggio che è già stato presentato, il socialista Egisto Cagnoni, dove Domenico Coglitore, la firma nel fondo di questo ricognitore, dice no, su Egisto Cagnoni in questo momento, la data è dell'aprile del 1943, si sta comportando abbastanza bene. Ma i tedeschi non mollano. Sappiamo che gli elenchi degli ebrei sono conservati presso il CEDEC, ma poco si sapeva degli elenchi degli antifascisti. Se non che
ad un certo momento entra in campo anche il consolato tedesco attraverso la figura di Otto Meissner, il quale scrive una lettera all'allora, si chiamava così, capo della provincia, il prefetto di Milano, Piero Parini, chiedendogli: caro dottore, vi sarei molto grato se vorrete, con cortese sollecitudine, farmi avere un elenco contenente i nomi di persone sospette di anglofilia, di filo bolscevismo e in via generale contrarie al fascismo e antigermaniche. Piero Parini si adopera, viene consegnato alle autorità tedesche un elenco di 836 nomi. Molti di questi nomi appartengono a persone poi successivamente deportate a Fossoli. Qua al numero 36, ad esempio, troviamo il nome di Vincenzo Maria Romano Aurisio. La repressione ha un volto, ha un nome, Hotel Regina, tra via Silvio Pellico e via Santa Margherita, occupato dalle SS, come dicevo, il 13 o il 10 di settembre del 1943. Gli aguzzini hanno un nome, hanno soprattutto un volto. In questa fotografia abbastanza celebre vengono raffigurati i personaggi principali che lavorano all'Hotel Regina. Molti sono in divisa da SS, vi sono molte donne il cui compito ufficiale, attenzione, è quello di essere dattilografe o impiegate. Non è vero, spesso e volentieri si tratta di spie, poi ne parleremo. La persona in primo piano, accerchiato da donne, affiancato da due donne, è Walter Rauf, un colonnello, è il comandante in capo dell'SS, ma guardate, non è soltanto il comandante in capo della Sicherheitsdienst, la polizia di sicurezza tedesca, che si occupa della repressione a Milano, si occupa della repressione in tre regioni, in Lombardia, in Piemonte, fino ad arrivare alla Liguria. Dietro di lui il numero due dell'Hotel Regina, il capitano Theodor Sepke, che ebbe un ruolo importantissimo nella repressione degli antifascisti milanesi, fosse anche solo perché collaborava a stretto braccio con Ferdinando Bossi, il maggiore comandante dell'ufficio politico investigativo. Entrambi non solo operavano all'Hotel Regina, ma erano soliti servirsi anche dei locali di San Vittore, di cui ci parlerà dopo la dottoressa Santoro. In fondo, in alto, sotto il quadro, un po' più a destra, ecco, rispetto a voi, del quadro di Adolf Hitler, troviamo un altro personaggio, un italiano, lo chiamano tutti Dottor Ugo, il suo vero nome è Luca Osteria. Sarà Luca Osteria a costringere Mario Damiani, facendo ricatti psicologici, a cui prima ha fatto riferimento Mimmo Franzidelli, farsi dire i nomi delle decine e decine di antifascisti che verranno poi arrestati nel marzo del 1944. Su Lupi, all'indomani della liberazione, quando entrano negli uffici del Lupi, i partigiani trovano decine, centinaia e centinaia di fascicoli. Questi fascicoli vengono trasferiti a Brescia e vengono catalogati dalla Polizia di Sicurezza di Brescia. Ne vengono fuori decine e decine di pagine in cui dal tardo settembre del 1943, sino ai primi mesi del 1945, viene meccanicamente riportata l'attività repressiva, non solo nei confronti degli antifascisti. Moltissime sono le persone, diciamo così, sono gli ebrei che vengono arrestati e che vengono poi consegnati. L'attività del Bossi viene condotta attraverso metodi atroci. Abbiamo trovato nell'ambito dei fascicoli processuali legati alla CAS descritti da testimoni che subirono questi interrogatori passaggi di un'atrocità inaudita, sia nei confronti degli uomini, taccio rispetto a quello che facevano le donne, quindi diciamo che c'era un atteggiamento veramente senza alcun tipo di ritegno. E questa cosa dà fastidio anche agli stessi fascisti. Pensate, gli stessi fascisti compilano due inchieste contro Bossi, una nel marzo del 1944 dal questore Santa Maria Nicolini, peraltro sarà poi anche oggetto di un attentato nel febbraio dello stesso 44 da parte di Gap. L'altro da una persona ancora più importante, il generale, comandante regionale della Guardia Nazionale Repubblicana Luna, ma di Bossi se ne occupa anche lo stesso Piero Parini, il capo della provincia. In una lettera Mussolini lamenta: e pare che il Bossi abbia fatto qualche buona operazione, soprattutto sia riuscito a mettere le mani su alcuni elementi del Comitato di Liberazione Nazionale, ma ho avuto da lui soltanto notizie vaghe, anche perché gli arrestati sono stati consegnati all'SS e gli interrogatori si svolgono nel settore del carcere di San Vittore, occupato e amministrato dall'SS. E mi si conferma che nel settore del carcere di San Vittore
tenuto dalle SS, il trattamento severo ai prigionieri sia fatto di italiani che fornirebbe il Bossi. Ma quanta gente ha fermato Bossi? Questa è l'attività che va dal settembre del 1944, scusate, dal settembre del 43 al 20 settembre del 44. I fermati sono 2430, i rilasciati sono 1020, gli arrestati sono 1410. E questo è il punto più interessante. I deferiti all'autorità germanica 890, i deferiti all'autorità italiana 520, sono molti di più quelli che sono stati consegnati ai tedeschi, ma c'è di più. Noi sappiamo che fine hanno fatto i deferiti all'autorità italiana. Sono stati suddivisi a seconda della diversa destinazione. 208 vengono mandati al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, che era appena rinato con la Repubblica Sociale Italiana. 108 sono inviati al Tribunale Militare Regionale di Guerra, probabilmente i loro reati afferiscono ai codici penali militari di guerra. 74 sono giudicati dal Tribunale Speciale Provinciale, 66 alla Procura di Stato e 64 vengono posti direttamente a disposizione del capo della provincia, cioè del prefetto. E degli altri 890 antifascisti consegnati nelle mani dei tedeschi non si dice semplicemente nulla. Della loro sorte parlano i campi di concentramento di Fossoli, di Bolzano, in Italia, e l'intero sistema concentrazionario tedesco dislocato nell'Europa occupata: Mauthausen, Gusen, Bergen-Belsen, Ebensen, Ravensbrück, eccetera. Tutte queste notizie vengono dai fascicoli processuali. Questo è il primo volume che raccoglie 100 sentenze della Corte d'Assise Straordinaria di Milano, cioè di quel tribunale che venne organizzato proprio per, come dicevo prima, per processare i fascisti, dai pesci grandi alle persone più insospettabili. Sì, perché poi nell'universo dei delatori, delle spie, dei traditori sono proprio i più insospettabili, quelli che si pensava fossero amici, quelli di cui ci si poteva fidare, che in realtà o per lucro o per fanatismo o per tante altre ragioni che poi andremo a vedere, arrivano a tradire persone che magari conoscono anche da svariati anni. Elena Ambrosiak, polacca, 1915, amante di un ufficiale dell'aeronautica della Repubblica Sociale Italiana, è in contatto con l'albergo Regina e, secondo l'accusa, ha fatto trarre in arresto vari patrioti, alcuni dei quali deportati in Germania, qualcuno fucilato a Fossoli. Ha fatto arrestare dal Pozzo, signora che avevamo visto prima, sospettato di avere preso parte all'attentato del questore Santa Maria Nicolini il 3 febbraio del 1944. La sua attività di spia si è esplicata nel Lecchese. Nel Lecchese, a Calozio Corte, fa arrestare Giovanni e Giuseppe Rosa, padre e figlio, industriali antifascisti. Fa arrestare addirittura Don Achille Bolis. I Rosa verranno mandati a Fossoli, peraltro nella baracca 18, successivamente verranno deportati in Germania e moriranno. Don Achille Bolis non riuscirà neanche ad andare a Fossoli perché verrà massacrato a San Vittore dagli sgherri del Bossi. La sua attività di spia si è esplicata nelle chiese a Milano, dove è il suo piccolo quartier generale, la pensione Moretti. Ivi riceve le visite degli sgherri germanici e predispone i piani che svolgerà con precisione diabolica. Nell'ambito del processo all'Ambrosia è interessante la testimonianza del comunista Augusto Cambi, altro personaggio che appartiene alla baracca 18, e dice: in udienza è stato escluso il teste Cambi, che a Fossoli si trovava in compagnia di Dal Pozzo Manfredo. Bello questa sorta di istantanea su un dialogo che avviene proprio in quel di Fossoli, il quale dichiarava di essere stato arrestato in seguito a delazione di una bionda polacca, e manco a farla apposta l'Ambrosia, che è bionda ed è polacca. E di Dal Pozzo si è appreso che è stato fucilato poi a Fossoli il 12 di luglio del 44 civile. La sentenza interessante. Massimo Sangalli, ve lo ricordate, quello che aveva denunciato De Grandi, è stato condannato a morte, ma di lì a poco amnistiato. L'Ambrosia, che è stata condannata a morte, ma in seguito all'amnistia Togliatti del 22 giugno del 1946, lei, come altre persone come lei, finiscono appunto con, dopo pochi anni di carcere, con essere liberati. Traditori. Napoleone Tirare. Napoleone Tirare è un altro antifascista, un colonnello. All'indomani dell'8 settembre, ovviamente, si dà immediatamente alla clandestinità,
partecipa alla nascita e alla formazione del VAI, Volontari Armati d'Italia, e qui c'entra anche la prima fotografia che vi ho fatto vedere sulla, sull'organo ufficiale del Partito d'Azione, l'Italia Libera. Verrà fucilato, verrà mandato anche lui a Fossole e verrà fucilato poi anche lui a Civeno. C'è una testimonianza eccezionale della moglie di Tirale che ci racconta come è avvenuto l'arresto. Il Ceccato, peraltro Ceccato, Attilio Ceccato, questo è il nome, è un amico di famiglia, lo conoscono da circa 10 anni perché avevano avuto peraltro con lui anche dei rapporti economici, era un rappresentante della casa editrice di Torino UTET. Il Ceccato si faceva vedere fervido antifascista quando si presentò a casa o si presentava a casa del Tirale e pregava mio marito di poter collaborare per la liberazione del paese. Mio marito aveva bisogno allora di una tipografia per la pubblicazione del giornale Italia Libera ed appelli all'esercito tedesco. Il Ceccato doveva portare con sé le traduzioni che io facevo dall'italiano in tedesco e i giornali per la stampa. La mattina seguente, il 25 novembre del 1943, alle ore 7, si presentavano in casa 5 agenti della polizia tedesca e dopo una lunghissima perquisizione arrestavano mio marito. Fra le carte sequestrate era un biglietto di visita del Ceccato ed io ho sentito dire ad uno degli agenti, è lui. Ceccato lavorava per l'SS del Hotel Regina per l'ufficio economato. I casi di Luigi Bassi e Registro Cagnoni, socialisti, anch'essi deportati prima a Fossoli e poi in Germania. Luigi Verdi non fa parte della baracca 18, finirà anche lui a Fossoli, fondamentalmente. Dove emerge appunto il fatto che queste persone vengono denunciate da Matilde Monaldo. E addirittura la testimonianza del Verdi che dice poi a Fossoli precisa il Verdi di aver visto con i suoi occhi la denuncia fatta e firmata dalla Monaldo e nei campi di sterminio riporta ai compagni di essere stato denunciato dalla Monaldo e manifesta il proprio proposito di vendicarsi. Non tornerà mai più da Mauthausen. Ma la cosa interessante è la parte finale di questa sentenza, in cui il cancelliere, in cui i magistrati cercano di comprendere i motivi delle delazioni. Perché si denuncia? Perché la Monaldo avrebbe denunciato? Le ragioni di chi denuncia sono sempre le stesse, sono svariate e più strane. Chi denuncia per vendetta, chi lo fa per gelosia, chi per lucro, chi per fanatismo. A noi qui basta di aver provato che sia stata la Monaldo a denunciare. Poi nel corso della sentenza si capisce anche perché. Perché uno dei testimoni, chiamato poi a testimoniare sulla vicenda dei 3 Verdi, Cagnoni e Bassi, dirà di aver sentito alcune SS lamentarsi della Monaldo, perché quei soldi che gli erano costati erano riusciti ad arrestarne soltanto 3. E infine Ubaldo Penceri. Ubaldo Penceri, anche lui è un colonnello, fa parte del VAI, si preoccupa, anche lui si occupa della rete clandestina per far espatriare persone all'estero, abita sotto falso nome Dino Sant'Ambrogio in Viale Tunisia al numero 50, se in un appartamento che appartiene a una signora, la signora Teresa Deciani. Tuttavia da tempo Penceri non si sente al sicuro, si sente minacciato, è pedinato, di conseguenza per un certo periodo lascia l'appartamento. Se non che un bel giorno, il 31 marzo del 1944, si presentano a casa sua alcuni agenti del LUPI e dopo aver fatto irruzione e una precisa perquisizione se ne vanno a mani vuote. Un amico Penceri si avvicina al portiere dello stabile in cui vive Penceri, Alberico Pirondi, e gli dice sarà il caso di avvertire il dottor Sant'Ambrogio che sono venuti a fargli visita. La risposta di Alberico Pirondi è estremamente quasi vergognosa. Dice che a lui gli premeva la pelle e si lamentava che la Deciani aspettasse gente simile per dare noia a noi galantuomini. Gente simile da noia a noi galantuomini. Se non che poi 2 giorni dopo, con una scusa, Pirondi chiama Penceri, lo fa venire presso la portineria dello stabile in Viale Tunisia, dicendogli che c'è una raccomandata giacente ad aspettarlo non c'è alcuna raccomandata, ma 5 agenti del LUPI che ovviamente lo arrestano
e lo portano a San Vittore, anche qui sarà torturato, successivamente inviato a Fossoli, il 12 luglio del 1944 fucilato a Civero. Caustica e pedagogica, riprendendo le parole di Mimmo, forse sarebbe da far leggere ai giovani, che oggi qui non ci sono, sono le parole della Teresa De Sali, che viene chiamata come testimone sul caso Panceri, rievocando quella frase, gente simile da noi a noi galantuomini. La De Sali risponde: con i galantuomini come Pirondi, la liberazione non sarebbe mai avvenuta in Italia. Grazie.